La serata è fredda, siamo circa 2 gradi sotto lo zero, il terreno è in perfette condizioni, come tutto il resto è eccellente, o perlomeno pare, in questo piccolo ma confortevole stadio. E passiamo alle formazioni delle squadre. Il Napoli, completo bianco, schiera Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. In panchina, Filardi, Carannante, Di Rocco e Giacchetta. Il Bordeaux gioca con Dropsy, Juvenel, Bouillot, Senac, Roche, Thomas, David Der, Tigana, Topira, Schifo e Ferreri. In panchina a disposizione di Jacquet ci sono Péan, Pascal, Lizarazu e Sanz. Quindi sono soltanto 4 i giocatori portati in panchina dal tecnico francese. Tutto è pronto e l'arbitro Trichler ha dato in questo istante il via alla partita. È Maradona che orchestra il primo pallone, tenta il lancio sulla sinistra. Carnevale è stato anticipato e dunque ha avuto buon gioco la difesa del Bordeaux. Bujovic. Verso Rod, però della squadra girondina, che vedete indossa una casacca antica, possiamo dire, con bermuda e maglia piuttosto ampia di proporzioni di taglia, ha così voluto il presidente della società per riportare un briciolo di 3 giorni a questo look. Giuliani intanto va alla rimessa. Cana fermato da Carnevale, ma il Bordeaux in palla con Thomas che ha lasciato a Roche. Da questi a Touvenel, uno dei nazionali di Francia. Lungo il suo cross, esce Giuliani e prende il pallone senza eccessivi problemi. Protetto nell'occasione da Francini. Bujovic. La ponte di Ferreri che si porta il pallone sul fondo. Controllo impreciso da parte dell'attaccante del Bordeaux e dopo 1 minuto e 50 secondi del primo tempo Giuliani effettua una nuova rimessa dal fondo. Ancora Ferreri, viene fermato Maradona. Si allargano Careca e Carnevale, riceve proprio Careca, fronteggiato da Senac. C'è stato l'inserimento in diagonale di Andrea Carnevale che abbiamo visto inquadrato in primo piano, ma l'attaccante è stato fermato. Riparte Schifo, vecchia conoscenza del calcio italiano. Eccolo Vincenzino Schifo. Preciso il suo passaggio laterale per Juvenel che va al cross, c'è il colpo di testa di Ferrara, va al recupero Crippa, poi Francini, viene commesso fallo su proprio da Schifo e quindi si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Napoli. Inquadrato Francini, accanto a lui Schifo. Maradona, fermato al vertice dell'area di rigore. Tigana non aggancia, topirà il pallone che viene recuperato da Renica. De Napoli, Renica, Maradona servito da Ferrara, ancora Maradona, Crippa, Carnevale, ancora Carnevale che si allarga nel tentativo di trovare degli spazi utili, quindi Corradini. Tocco di Renica, De Napoli anticipato ma recupera molto bene
Corradini, c'è intanto Tresca preciso per Careca, ancora Careca in avanti, l'intervento di Senac libera l'area di rigore francese. La squadra del Bordeaux appare solida a centro campo, conta su un pacchetto non molto dinamico, ma sicuramente ricco di elementi di classe, come Jean Tigana, 33 anni, recentemente chiamato in nazionale da Michel Platini, poi Schifo, come ho avuto già modo di dirvi, 22 anni, e Jean-Marc Ferreri, 26 anni a Natale, figlio di un ex carabiniere italiano, originario della provincia. Ma torniamo in telecronaca, De Napoli, il tocco per Maradona, l'apertura sulla sinistra per Crippa, impreciso il lancio, ma recupera il pallone il Napoli. Il tocco di De Napoli era molto saggio, ma si è chiusa la difesa dei girondini, in netta difficoltà comunque quando vengono pressati. Seguiamo l'azione del Napoli, la conclusione, in gol! Gol del Napoli con Carnevale. Siamo esattamente al sesto minuto del primo tempo e il Napoli passa in vantaggio con Carnevale. C'è stato un tiro cross dalla sinistra, il pallone ha trovato un varco utile, nessuno, né i difensori, ecco, rivediamo, né gli attaccanti del Napoli hanno così pare toccato il pallone, che è finito direttamente alle spalle del portiere Dropsy. E in effetti è così, c'è stato il velo di Crippa, ma il portiere Dropsy ci è sembrato in ritardo e quindi sicuramente colpevole. Buon per noi comunque, perché al sesto minuto di gioco il Napoli a Bordeaux si è portato in vantaggio con Carnevale. Comincia dunque bene l'avventura del Napoli in questo terzo turno di Coppa UEFA. Carnevale ha firmato il gol del vantaggio al sesto minuto. Il tocco di Carnevale per Careca, buona l'intenzione. Riparte il Bordeaux. Canà. Ancora Canà. Tocco per Roche. Cipo, ancora Tigana, Ferreri, Benet, attende e riceve sulla destra, va al cross, colpo di testa Schirenica, ha messo fuori il pallone, poi lotta Crippa che viene fermato, Ferreri, va sul fondo Ferreri, il guardaline ha richiamato la dell'arbitro per segnalare l'intervento falloso del giocatore del Napoli, dunque si riprenderà con un calcio in favore del Bordeaux quando siamo esattamente all'ottavo minuto del tempo. Un problema per Ferrara, che comunque preferisce non correre rischi e depositare il pallone in calcio d'angolo. Inquadrato tiro Ferrara, mentre il Bordeaux va al tiro dalla bandierina con Vujovic, e poi c'è il tiro da lontano con mira imprecisa e pallone sul fondo. La regia naturalmente regala certi primi piani di Enzo Schifo, uno dei giocatori più rappresentativi, che comunque ancora non è riuscito ad inserirsi bene in questa squadra, che lamenta, così come Napoli d'altra parte, delle assenze di tutto riguardo. Ad esempio non può giocare Clive Allen, centravanti inglese di 27 anni ingaggiato dal Tottenham, che ha segnato 7 gol, è stato operato infatti di appendicite ed è in via di guarigione. Non c'è naturalmente neppure il danese Jesper Olsen, prelevato pochi giorni fa dal Manchester United, che a norma di tempamento non è
e per Rico. Da Duvenel, va via bene Duvenel, ma crea comunque l'attacco del Bordeaux sulla fascia destra e poi c'è il controllo azzardato ma efficace di Ferrara. Abbiamo la possibilità di forza il pallone e Giuliani può intervenire senza problemi. Decimo minuto del primo tempo allo stadio municipale di Bordeaux. Napoli vantaggio 3-0 grazie al gol messo a segno da Carnevale al sesto minuto. L'anticipo perfetto di De Napoli, il rimpallo ha premiato Scifo, da questi a Roche, quindi Tomà, lungo traversone di Tomà, l'intervento di Giuliani che anticipa Topirà. Renica, Giuliani, lunghissimo il rilancio di Giuliani, mentre la regia francese ci ripropone questo intervento fattoso ai danni di Maradona e quindi c'è l'opportunità per il Napoli di andare alla battuta da fermo. Abbiamo visto un profilo di Dropsy, il portiere del Bordeaux, sicuramente preoccupato in questa occasione. La rincorsa infatti è di Maradona, il piede sinistro parte la traiettoria e il pallone si stampa proprio sull'incrocio dei pali. La disperazione di Diego Armando Maradona, da consumato attore melodrammatico, ecco rivediamo la sua esecuzione perfetta e Napoli vicinissimo al raddoppio. Tutto questo esattamente al dodicesimo del primo tempo, con la squadra partenopea in vantaggio per una rete a zero. Parte Careca, fermato ma in maniera regolare secondo Trischler, quindi si prosegue, il pallone in possesso dei girondini, Denac, Scifo, lo fronteggia Fusi, poi Scifo prova il lancio impreciso, Carnevale, Ferrara, Crippa, il tocco di Tomà mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani è affidata al Napoli, mentre abbiamo visto un primo piano della panchina francese dove siede Aimé Jacquet. L'ultimo a toccare è stato Carnevale, quindi la rimessa è del Bordeaux, per il primo piano questa volta è per Ottavio Bianchi. Roche, l'anticipo comodo di De Napoli che poi però viene tagliato fuori da questa azione che si sviluppa sulla sinistra, c'è Vujovic che va al cross. Pallone per Scifo che lo lascia sfilare,
è costretto a tornare leggermente all'indietro per il controllo poi allargato per Thiuvenel, e c'è l'uscita precisa, puntuale di Giuliani, mentre qualcosa non va tra Ferrara e Topirà. Nulla di grave comunque. Vujovic, Roche, Thomas, Roche, Senac, Schipo. Quindi ancora Senac, Thiuvenel, e c'è l'ennesimo cross in area. Viene controllata la situazione con sufficiente disinvoltura dai difensori del Napoli, che provano ad imbastire un'azione sulla destra, anzi con Carnevale sul settore sinistro del campo, ma il gioco è stato interrotto e riprenderà con un calcio di punizione in favore degli azzurri, che questa sera indossano un completo bianco. Alla battuta Renica, mentre avete visto l'arbitro Trischler ha rimproverato soltanto verbalmente Ferrara e Topirà, che si erano spinti pochi istanti fa. Ora Topirà commette fallo su Renica. Napoli sta premendo la cadenza che desidera l'incontro, naturalmente conducendo per una rete a zero non ha modo di aumentare il ritmo, soprattutto non ha la voglia, non ha il desiderio. Può controllare questa reazione dei girondini che non ci pare neppure in realtà molto consistente. Calcio di punizione in favore del Bordeaux questa volta, quando siamo giunti al 17° minuto del primo tempo, con il Napoli in vantaggio sempre per una rete a zero grazie al gol di Carnevale. Da ricordare comunque pochi minuti fa una traversa colpita da Maradona su calcio di punizione. Eccolo Maradona, splendido il suo tocco per Careca, che prova l'affondo, l'apertura sulla sinistra è per Carnevale, salta un avversario, Carnevale poi viene messo a terra, calcio di punizione, anzi si trattava di Crippa, è stato Crippa l'autore di questa sinistra, di questa azione sulla sinistra. E quindi il Napoli può andare ad un nuovo calcio di punizione che viene affidato come al solito ai piedi di Maradona. Maradona accanto De Napoli che ora si allontana. Il tocco di Maradona è proprio per De Napoli, la conclusione di De Napoli è imprecisa. De Napoli ringrazia comunque Maradona. Sfuma questa opportunità per il Napoli e il Bordeaux riparte con Tigana. Thomas, Thiuvenel, tocco di Tigana, rimedia Renica, poi Crippa, ma il pallone termina in fallo laterale prima che possa intervenire Maradona. Il triangolo è stato tra Tigana e De Wilder, ora è Schipo. Il tocco di Topirà per poco non creava problemi, anche perché era stato corretto da un difensore del Napoli,
e quindi il Bordeaux va al calcio d'angolo. Scifo, Vujovic, colpo di testa di Renica, pallone recuperato da Roche, ancora un'apertura di Roche che colpisce però un compagno di squadra, il Napoli torna in possesso di palla, il lancio di Maradona per Careca, Careca in area, il tiro di Careca, si salva di piede, Dropsy sul tiro di Careca, splendida azione del Napoli in contropiede, generata da un rimpallo favorevole, scattato il contropiede del Napoli, e vedete Careca che è entrato in area di rigore, ha fatto partire il suo destro e il portiere Dropsy si è salvato con un intervento di piede, di spinto, mettendo il pallone in calcio d'angolo. Alla battuta Maradona, Crippa, il tocco ancora per Maradona, salta Tiganà, va al cross molto teso, leggermente troppo alto per Careca e Carnevale, mentre Vujovic va al confronto con De Napoli, un confronto atletico che il napoletano stravince. Il giocatore francese commette fallo, si scusa comunque con De Napoli, e calcio di punizione per il Napoli. Rivediamo il recupero netto di De Napoli e il fallo altrettanto netto da dietro di Vujovic. Thomas, nessun problema per Renica che può chiamare in causa in tutta tranquillità Giuliani. Era stato messo in movimento Crippa, quindi ancora Renica, Maradona, Renica, Careca, Carnevale, il suo tocco è stato catturato da Thomas, che ha servito Roche, Scifo, Tiganà, si perde il lancio in verticale di Tiganà, non è andato a chiudere De Wilder. E quando siamo giunti al 22esimo minuto del primo tempo, il Napoli conduce qui a Bordeaux per una rete a zero. Il gol di Carnevale al sesto minuto. Il fallo di Stopirà su Renica. Ci sembra molto nervoso Stopirà. Se l'era presa con Ferrara, poi due volte con Renica. Calcio di punizione battuto dallo stesso Renica. E c'è stato un altro fallo. Questa volta ai danni di Crippa, lo ha commesso Senac. Maradona, Ferrara, Careca, fermato, riparte Tiganà, Vujovic, Tiganà, tentativo di pressing di Careca e Maradona su Scifo. Pallone ancora al Bordeaux, affidato a Tiganà. Da questi a Thomas. Scifo. Non trova compagni, Scifo è costretto a mantenere il possesso del pallone, poi lo tocca corto in direzione di Touvenel, colpo di testa di Renica. Roche, Scifo, Tiganà,
si allarga sulla sinistra Thomas ma non riceve, si accentra un po' troppo la manovra del Bordeaux finché viene messo a terra De Vilder, autore del fallo Ferrara, e quindi calcio di punizione per il Bordeaux. Distanza notevole. Sul pallone c'è Schifo, dietro Roche, accanto Tigana, mentre quattro uomini compongono la barriera del Napoli. Parte Roche, la conclusione fermata dalla difesa del Napoli che libera poi con De Napoli. Il primo a giungere sul pallone è stato Thomas, che ha servito Schifo, da questi Tigana, ancora Tigana, Vujovic, colpo di testa a metter fuori da parte di Corradini. Prosegue comunque l'azione del Bordeaux con Thuvenel. Nulla di irregolare in area di rigore del Napoli, mentre parte il contropiede di Careca messo a terra. Il fallo su Careca ci è sembrato nettissimo, sono due i giocatori del Bordeaux che tentano di fermare il giocatore brasiliano, si tratta di Thuvenel e De Vilder, e poi l'ostruzione netta di Thomas su Careca. Calcio di punizione dunque, è Maradona sul pallone, sono pronti a scattare in avanti i giocatori del Bordeaux, fermi sulla linea della propria area di rigore per mettere in fuorigioco Carnevale e Francini. Non ci sono riusciti, Crippa va alla conclusione ribattuta, Corradini, corto il passaggio per De Napoli, ha recuperato Schifo, l'apertura sulla destra, c'è un giocatore solo del Bordeaux che per fortuna del Napoli ha avuto un controllo difettoso, si trattava di Ferreri, servito ora con le mani, eccolo Ferreri. Tigana, il suo destro alto, si dispera Vujovic sulla fascia sinistra, era solo, Tigana ha tentato la botta mentre Careca zoppica vistosamente, si era portato fuori campo per permettere al massaggiatore Carmando e al medico sociale dottora Campora di intervenire. Comunque regolarmente in campo Careca, è stato Carnevale a commettere fallo in questa circostanza ai danni di Thomas. Calcio di punizione, avete visto in questo replay rallentato il fallo di Carnevale su Thomas, punizione già battuta, Roche, Tigana, il rinvio non felice stilisticamente ma efficace di Ferrara, palla in fallo laterale. Vujovic con le mani, molto lunga la sua rimessa sul primo palo, due giocatori del Bordeaux non riescono comunque ad intervenire. Nuovo fallo laterale. Affidato ancora Vujovic, lo slavo naturalizzato francese. Roche, Tigana, il tocco per De Vilder, il cross di De Vilder e il colpo di testa di Ferrara che mette in calcio d'angolo. Buona questa azione del Bordeaux, anche Fusi ha applaudito, sicuramente non per l'azione del Bordeaux ma per l'intervento del compagno di squadra.
Bordeaux al calcio d'angolo, il cross di Vujovic, recupera come al solito Scifo da quella posizione, fa partire un bel dentro bloccato da Giuliani. È in pratica la prima vera conclusione del Bordeaux verso la porta del Napoli e arriva praticamente alla mezz'ora del primo tempo. Il controllo lo rivediamo e il tiro di Scifo con parata a terra sicura di Giuliani. Vujovic, Ferreri, Tigana, Sennac, si libera e riceve Roche. Recupera il pallone il Napoli, De Napoli, Maradona, scatta Ferrara, poi si ferma, difende bene il pallone e guadagna una rimessa con le mani. Da De Napoli a Maradona, guardato a vista da Tigana. Anche l'arbitro Trischler collabora all'impostazione di questa trama per il Bordeaux, che comunque si perde sul settore di destra, dove Giuliani è andato a recuperare con i piedi e ha messo in movimento Renica. Salta a vuoto Tigana, Maradona in mezzo a due avversari, messo a terra. Si lamenta Maradona. Ecco il doppio intervento di Tigana e Roche. E questa è la disapprovazione del pubblico, perché Trischler ha aiutato Maradona a rialzarsi. Preoccupato ancora una volta il portiere Dropsy, questa volta la battuta andrà quasi certamente Renica, così è infatti la gran botta di sinistro con pallone che però termina direttamente in curva, la curva che ospita i tifosi del Napoli, perlomeno coloro i quali sono riusciti ad entrare, perché come ho avuto già modo di dirvi alcune centinaia sono rimasti fuori dello stadio, perché la società del Bordeaux non ha permesso la vendita ai tifosi italiani dei biglietti, e sì che ne sono sicuramente rimasti parecchi invenduti, ma dopo una promessa di lasciare un nuovo contingente di 200 biglietti al Napoli per i propri tifosi, ecco, questa promessa è venuta meno e quindi è dovuta intervenire la polizia per allontanare quei tifosi che giustamente pretendevano il biglietto già pagato. Crippa, Fusi e il passaggio all'indietro per Giuliani. Controllo di Scifo attaccato da Careca, Scifo comunque riesce a mantenere il controllo del pallone, chiama in avanti Tomà, libera Renica, Maradona, parte il contropiede, ma forse è stato commesso fallo su Maradona. Questa volta invece il fallo è più netto, tanto che il guardalinee e l'arbitro intervengono. Francini rimane a terra. È sull'intervento di Francini che probabilmente avrebbe commesso fallo. C'è
c'è il francese che entra sul giocatore del Napoli. Primo piano per Ottavio Bianchi. Il colpo di testa è stato di Digana, no, anzi è stato di Thomas, ma nessun problema per Giuliani, era stato commesso addirittura un fallo al limite dell'area di rigore napoletana. Rivediamo, fallo commesso da Topirà, punizione battuta, mentre Francini ha ripreso regolarmente il suo posto in campo. E siamo giunti al 35esimo minuto del primo tempo con il Napoli in vantaggio per una rete a zero. Fallo subito da Scifo, il Bordeaux ha battuto un calcio di punizione, il pallone a Tiganà, scivola Maradona, De Winter messo a terra, calcio di punizione per il Bordeaux. Lo ha commesso Fusi, mentre l'arbitro Trischler ammonisce Renica. Al 36esimo minuto del primo tempo, prima ammonizione dell'incontro è per Renica. Ecco l'inquadrato al centro del teleschermo. Roche e Scifo sono sul pallone, sulla sinistra Scifo con la casacca numero 10, accanto a sé Roche, il tocco di Scifo per Roche, il pallone che si infrange sulla barriera ma viene recuperato dallo stesso Scifo. L'apertura sulla destra è per Juvenel, il cross e poi il tentativo acrobatico di De Wilder con pallone sul fondo. Rivediamo anche questa azione, il tiro di De Wilder che non ha trovato la giusta coordinazione per battere a rete con più convinzione, con miglior mira. Carnevale. Riconquista il pallone il Bordeaux, ma soltanto per pochi attimi. Ancora Carnevale, Maradona, De Napoli, Maradona, lo scambio tra i due, poi il tentativo di servire Careca, tentativo non riuscito. Fusi poi ha recuperato il pallone, ma proprio sotto la nostra postazione cadono due giocatori del Bordeaux, esattamente Sennac e Scifo, ostacolandosi a vicenda. Quindi il gioco è ripreso con la rimessa laterale in favore del Napoli, che viene avanti con Crippa che tenta la conclusione da molto lontano, il pallone sul fondo. Bisogna dire che in Coppa il Bordeaux ha sempre fatto la sua parte nell'ultimo turno, eliminando Luipes Tosa con un doppio 1-0. La squadra francese ha disputato il suo 55esimo incontro in un torneo continentale e solo il mitico Saint-Étienne in Francia ha fatto meglio. Ferreri Scifo, la conclusione di Scifo e la parata di Giuliani.
l'intervento di Giuliani al 40° minuto del primo tempo sul tiro di Enzo Scifo, di Vincenzino Scifo. Juvenel, Scifo, Roche, ancora Scifo, ha di fronte Fusi, tenta di saltarlo, poi serve Ferreri che non riesce a girarsi. Provvidenziale l'intervento di Crippa, messo a terra Massimo Crippa, fragile soprattutto in difesa. La difesa infatti è il suo punto debole, in campionato ha subito 20 gol in 19 partite. E dire che ci sono i nazionali Juvenel e Roche. Mentre il Bordeaux, leggendo le sue note caratteristiche, ha un attacco prolifico, ha segnato 28 reti in campionato, così come il Paris Saint-Germain e l'Auxerre. Il Bordeaux ha chiuso il girone di andata in nona posizione a 12 lunghezze dal Paris Saint-Germain, guidato, come sicuramente saprete, da Ivic. Da Tigana Ferreri, Juvenel, fuori gioco, uno stop a seguire di Juvenel, aveva messo leggermente in crisi la difesa del Napoli, ma c'era stato l'intervento del guardaline, non c'era assolutamente fuori gioco, come ci può mostrare questa ripresa. Al momento in cui è partito il lancio, Juvenel si trovava in posizione regolare. Primo piano per Juvenel. Si libera bene di Francini, questa volta Ferreri. Ma c'è il recupero di Corradini e ci avviamo alla conclusione del primo tempo. Mancano ormai meno di 3 minuti, con il Napoli sempre in vantaggio per una rete a zero in virtù del gol messo a segno al 6° minuto da Carnevale. Da ricordare anche la punizione di Maradona, che è stata respinta dalla traversa. Ancora un fallo di Topirà ai danni di Ferrara, calcio di punizione battuto da Renica. Giusta la decisione dell'arbitro Trischler, ha commesso fallo Carnevale spingendo l'avversario, si trattava di Tomà. Senac, il tocco di Scifo, ancora Tomà, Valcross, Tomà, Corradini, De Napoli, l'intervento di Giuliani. Calma, dice Rambo De Napoli sul suo tocco all'indietro, che abbiamo la possibilità di rivedere. Sfiora la palla Corradini e poi De Napoli appoggia all'indietro rischiando un po'. Careca, su De Napoli c'è stato l'anticipo di Vujovic. Va all'impostazione Roche,
riparte il solito Thomas. Allontana De Napoli, spinto Careca, ma proprio in questo istante l'arbitro Trischler manda le due squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Al nostro cronometro mancano ancora 30 secondi, comunque 30 secondi in meno di sofferenza per la formazione del Napoli, che va al riposo sul risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno al sesto minuto da Andrea Carnevale. Bene, è tutto per il momento, ci risentiremo all'inizio del secondo tempo. Non ci dovrebbero essere state delle variazioni durante l'intervallo e quindi approfitto per rileggervi i due schieramenti. Il Bordeaux è in campo anche in questo secondo tempo con Dropsy, Juvenel, Vujovic, Tenac, Roche, Thomas, De Wilder, Tigana, Stupirà, Schifo e Ferreri. Il Napoli replica con Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Carnevale riesce a uscire da una situazione non facile, ma il Bordeaux recupera il pallone con Tigana, riceve Schifo, ancora Schifo, il tocco all'indietro toccato da Maradona, pallone in fallo laterale, Thomas, Tigana, Schifo, Tigana, lo fronteggia Renica, Tigana in avanti per Ferreri, provvidenziale il recupero difensivo di Corradini e pallone che termina in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina del secondo tempo in favore del Bordeaux, va ad esibirsi Juvenel, respinge Crippa, pallone ancora tra i piedi di Tigana, che chiama alla manovra Roche, lancio lungo per Stopirà, Vujovic, contrato Vujovic dall'intervento di Ferrara che mette il pallone in fallo laterale, ancora Slavko Vujovic, nuovo acquisto della società girondina, dotato di un lancio molto lungo e guadagna un calcio d'angolo. Primo piano per Stopirà, che ha ingaggiato un duello atletico anche di un certo interesse con Ferrara, mentre si gira Ferreri e il Napoli si salva ancora una volta in calcio d'angolo. Terzo minuto del secondo tempo e il gioco riprenderà con la rimessa in favore del Napoli affidata a Fernando De Napoli. Sullo sfondo avete visto i tifosi del Napoli e a tal proposito, per sapere qualche particolare più preciso circa gli incidenti che sono avvenuti al di fuori dello stadio municipale, abbiamo accanto a noi il collega Italo Chiune, al quale cedo il microfono. Sì, dunque è successo esattamente questo, un centinaio di tifosi erano rimasti fuori perché sprovvisti di biglietto, biglietti che erano stati promessi dal presidente ieri sera, poi invece questa promessa è stata ritirata stamattina. Questa confusione che c'è stata fuori ha indotto la forza pubblica, le autorità, adesso è una notizia proprio di questo momento, a far entrare quelli che erano rimasti fuori anche senza biglietto, perché è stato valutato che era più pericoloso e forse avrebbe costituito un maggior pericolo appunto che i tifosi rimanessero fuori e magari ingaggiare delle autentiche guerriglie con gli addetti ai posti di entrata dello stadio anziché non dentro qui nelle curve, e quindi sono stati ammessi tutti quanti, nessuno è rimasto fuori. Si possono tranquillizzare anche forse così un poco anche le famiglie di chi sapeva che questi loro parenti o amici
si erano recati qua senza biglietto, sono tutti quanti al sicuro, non ci sono stati incidenti di sorta. Meglio così, siamo sicuramente felici. Si conclude l'azione d'attacco del Napoli e può partire il contropiede del Bordeaux, affidato a Thiouvenel sulla destra. L'azione poi viene rallentata, il centrocampo del Bordeaux filtra molti palloni, abbiamo già avuto modo di dirvi che ci sono giocatori sicuramente di talento, di classe, ma non dotati di particolare dinamismo. Vujovic sulla sinistra, lo ferma De Napoli, ancora Vujovic, va in raddoppio di marcatura Fusi, Tiganà, ma c'è il fuorigioco di Ferreri. Fuorigioco di Ferreri prontamente rilevato dal guardaline sotto la tribuna centrale. Quantomeno in linea era il giocatore del Bordeaux al momento del lancio di Tiganà. Molto opportune sono queste ripetizioni con la telecamera posta praticamente sulla linea che delimita l'area di rigore. E siamo giunti al sesto minuto del secondo tempo con il Napoli sempre in vantaggio per una rete a zero. Scifo si libera del ritorno di Careca, affida il pallone a Tomà, che poi tenta un sinistro in corsa che passa abbondantemente al lato della porta difesa da Giuliani. Primo piano per Tomà, Dominique Tomà, 25enne difensore del Bordeaux. Stupirà, impreciso il passaggio per Thiouvenel, anticipato da Crippa, Tomà, Thiouvenel, ancora Thiouvenel servito da De Wilder, poi sbuccia il pallone Careca in ripiegamento difensivo, Tiganà, Valcross, ancora scivola Carnevale. Momento sicuramente favorevole alla formazione di casa, che comunque più di tanto non ci sembra in grado di pungere la difesa del Napoli, mentre il gioco è stato interrotto dall'arbitro Trischler, che ha segnato un calcio di punizione a Napoli per l'intervento di Scifo. Punizione già battuta, pallone affidato a Giuliani. Colpo di testa di Senac, quindi Tiganà, l'apertura per Scifo, ma viene anticipato Scifo da un preciso intervento di Francini. Ci sembra ben più determinata la formazione del Bordeaux in questo inizio di secondo tempo. Scifo. Senac, Vujovic, Ferreri, prova l'affondo Ferreri, fa buona guardia Corradini, l'arbitro opta per il calcio d'angolo, probabilmente Corradini non aveva neppure toccato il pallone, e va alla battuta dalla bandierina Vujovic, il colpo di testa di Francini che mette fuori. Tiganà recupera il pallone, Vujovic sulla sinistra, questa volta è andata a chiudere Renica, che commette fallo ai danni di Vujovic, inquadrato Renica, rivediamo,
non si fa saltare, Renica preferisce mettere a terra l'avversario piuttosto che offrire un varco pericoloso sulla fascia destra della difesa, naturalmente della difesa del Napoli. Calcio di punizione per il Bordeaux. Juvenel tenta la conclusione ma viene contrato, Crippa difende il pallone, messo a terra dallo stesso Juvenel che poi interviene su Maradona, gioco fermo. Si scusa Juvenel, rivediamo l'intervento irregolare del difensore della nazionale francese su Crippa. Poi fuori quadro c'è Maradona, eccolo che interviene e il tocco maligno di Juvenel. Sono trascorsi 10 minuti nel corso del secondo tempo e il Napoli qui a Bordeaux conduce sempre per 1-0. Il gol lo ha firmato al 6° del primo tempo Carnevale. Triangolo De Napoli-Maradona, De Napoli lotta come un leone, poi c'è una serie di falli tra Maradona e il giocatore numero 6, dovrebbe essere Thomas. Vediamo un po' le decisioni dell'arbitro Trischler, mentre sempre a terra è De Napoli e a terra c'è anche Maradona. Nel cerchio del centrocampo c'è a terra anche Diego Armando Maradona. Il guardaline è intervenuto sul terreno di gioco. Fusi e Tigana sono accanto all'arbitro Trischler. Eccolo il primo piano per Maradona. Due giocatori del Napoli a terra. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara. Estrae il cartellino rosso, non vorremmo essere facili profeti, ma eccolo qua, il cartellino rosso per De Napoli e il cartellino rosso per il giocatore del Bordeaux. Non si trattava di Thomas ma di Roche, quindi al 12° minuto del secondo tempo c'è una doppia espulsione, escono Roche per il Bordeaux e De Napoli per uno scambio di falli a centrocampo, chissà, forse avremo modo di rivedere. Ecco infatti il pallone ricevuto da De Napoli, attaccato da due avversari, De Napoli si difende e c'è un primo fallo del giocatore Roche, mentre Maradona lontano termina a terra. E poi dopo quel fallo ricevuto c'è stata la reazione di De Napoli. Comunque il calcio di punizione è stato battuto dalla formazione partenopea, che ha perso però il pallone amministrato ora da Scipo. Tigana. 10 uomini per parte. Siamo giunti al 13° minuto del secondo tempo. De Vinter, Tigana, partita che rischia di diventare cattiva, speriamo che l'arbitro abbia la sufficiente capacità per tenere in pugno la situazione. Tigana si libera elegantemente di un avversario, stoppirà Scifo, Juvenel sulla destra. Ecco il tocco di Scifo per Juvenel. De Vinter, fiacco il suo tiro di esterno destro. Discreta comunque questa geometria, seppur piuttosto macchinosa, della formazione francese, che sottolineiamo ancora una volta ci sembra molto meglio disposta, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale della determinazione. In questa ripresa Vujovic, Senac, Scifo, Tigana,
e il colpo di testa di Stopirà che termina sul fondo. Stopirà ha commesso un fallo su Ferrara, partita che diventa anche cattiva. Ferrara, lo vedete, a terra dopo il colpo di testa sulla ricaduta. Stopirà ha dato un pettone al giocatore del Napoli. Ecco che abbiamo l'opportunità di rivedere il cross di Tiganà, lo stacco di Stopirà che anticipa Ferrara e non sono inquadrati i due nel momento in cui il giocatore francese commette il fallo su Ferrara. Qui oltretutto l'immagine si è fermata. Sempre a terra Ciro Ferrara, 21enne difensore della formazione napoletana, ha esordito nel Napoli il 5 maggio di 3 anni fa nella partita che la formazione partenopea ha pareggiato 0-0 contro la Juventus. Intanto il tecnico Jaime Jacquet ha fatto entrare il giocatore numero 12 Péan e il gioco riprende con la rimessa di Giuliani. Da Crippa a Francini, fermato in fallo laterale da Vujovic. Maradona, sempre guardato da Tiganà, si esibisce in un palleggio nella lunetta del calcio d'angolo. La rimessa laterale è affidata a Crippa verso Maradona, fermata l'azione del Napoli e riparte il Bordeaux. De Vilder, Maradona, salta Tiganà, ancora Maradona, il servizio è per Carnevale, la posizione era ottima, ma purtroppo Carnevale è scivolato nel momento di concludere e sfuma così questa opportunità per la formazione di Bianchi. Vedete il passaggio a Carnevale praticamente solo, ma non trova la coordinazione il giocatore, l'attaccante del Napoli, che guarda il portiere prima di battere a rete, ma è il piede d'appoggio che lo tradisce e quindi la sua conclusione è fuori. Napoli pericolosissimo in questa prima azione del secondo tempo, che ha portato alla battuta Andrea Carnevale. Tiganà, ecco il nuovo entrato Péan, fermato, deve avere proprio qualche problema con i tacchetti Carnevale, lo ricordiamo, già in difficoltà in difesa. Scifo, ancora Scifo, va a chiudere Renica e il pallone termina in fallo laterale. Crippa, Ferrara, Maradona, aspetta saggiamente Careca, il servizio del compagno, eccolo Careca, Maradona fermato da Tiganà. Fallo di Corradini su Ferreri.
Rivediamo dal basso l'intervento del difensore napoletano sull'attaccante, anzi meglio sul centrocampista avanzato del Bordeaux. Punizione battuta, Tiganà. Ferreri non riesce a trovare lo spazio per il cross, si era opposto Corradini. E questa volta ci sembra che riprendiamo il gioco al ventesimo minuto del secondo tempo con il Napoli sempre in vantaggio per una rete a zero. Il gol è stato firmato, lo ricordo, da Andrea Carnevale al sesto minuto del primo tempo. Il lancio di Maradona per Crippa, l'intervento di Trischler che rileva una spinta del napoletano. Punizione battuta dal Bordeaux. Tiganà. Pian è entrato al posto di Thomas, lancia sulla sinistra Vujovic. Lo chiude molto bene Corradini, sempre attento, diligente Corradini. Retrocesso anche Careca. Ora c'è un fallo proprio di Corradini su Ferreri. Calcio di punizione per il Bordeaux battuto da Scipo, il colpo di testa di Renica che ha messo fuori. Poi due volte ci ha provato Tiganà, le sue conclusioni sono state entrambe respinte, l'ultima ha generato la rimessa laterale ed ora c'è il fallo su Maradona e il calcio di punizione che andrà a battere il Napoli. Primo piano per Diego Armando Maradona, che anche questa sera ha avuto modo di esibirsi nel suo pezzo migliore, il calcio da fermo. Ricordiamo quello che poteva dare il secondo gol al Napoli, respinto dalla traversa. Pochi minuti dopo il gol di Carnevale. Pean. Tiganà. Ancora Pean, chiede il triangolo ma De Wilder preferisce affidare a Tiganà. Juvenel, De Wilder, c'è un giocatore in fuorigioco, pronto l'intervento dell'arbitro Trischler. Vediamo, eccolo il momento in cui era in fuorigioco, prima del tocco del napoletano c'era stato il fuorigioco di Stopirà. Ancora un primo piano per Yannick Stopirà, 27enne attaccante del Bordeaux, acquistato quest'anno dal Tolosa. Stopirà ha già giocato contro il Napoli esattamente 2 anni fa, sempre in Coppa UEFA. Fu l'autore di un gol su calcio di rigore. Juvenel, l'anticipo di Francini, Pean lascia sfilare il pallone in fallo laterale, si gira bene questa volta Ferreri, poi De Wilder invece che fermare il pallone preferisce fare un velo per un compagno ipotetico, però nessuno ha approfittato. Comunque il Bordeaux ancora in possesso di palla, De Wilder, Scipo, Vujovic, il tacco per Tiganà, ancora Vujovic,
il cross, attenzione, c'è stato un momento di pericolo per la formazione napoletana, prima un intervento ai limiti del regolamento di Ferrara, ma probabilmente era a metà tra un ponte dell'avversario e un fallo di Ferrara, e quindi un pericolo portato da Stopirazzi. Ci è venuto a trovare qui in cabina Sergio Brighenti, che avevamo invitato. Brighenti è qui a Bordeaux in qualità di osservatore per la nazionale, e a Brighenti chiediamo un giudizio su questa partita e soprattutto sulla prestazione del Napoli. Dopo un primo tempo meraviglioso, il Napoli sta giocando un secondo tempo abbastanza attendista, e credo che più che la fatica, credo che si risparmi un po' pensando alla partita di domenica col Milan, questa è la mia impressione. Però penso che potrebbe senza preoccupazioni cercare di portare qualche attacco in più a questo Bordeaux, che è abbastanza tecnico ma poco incisivo. Beh, certo, c'è da tenere in considerazione soprattutto un fatto: il Napoli è reduce da una battaglia vera e propria a Torino, è atteso da un altro incontro molto difficile con il Milan domenica prossima, e dopo sei minuti si è trovato praticamente in vantaggio di un gol, quindi sta amministrando. Ora nel secondo tempo sta soffrendo qualche volta la reazione della squadra francese, non trovi? Sì, sta soffrendo, anche perché questa squadra sta dimostrando le doti che io pensavo avesse, cioè grande utilità tecnica, con giocatori molto preparati tecnicamente, validi in dribbling, specialmente Sifo, Tigana, Stopirà. Però vorrei far notare che anche in questo secondo tempo il Napoli ha avuto un'ottima occasione per raddoppiare. L'abbiamo sottolineata, quella di Carnevale. Esatto, credo che la partita adesso si calmerà di nuovo, perché questo sforzo che sta facendo il Bordeaux non approda a niente. Un'ultima cosa: la decisione dell'arbitro Trischler di allontanare contemporaneamente i due giocatori, esattamente Roche del Bordeaux e De Napoli, il tuo punto di vista? È giusto secondo il mio punto di vista, perché sono stati il primo un fallo piuttosto marchiano di De Napoli, e la reazione del francese sarebbe stato, diciamo così, giusto allontanare solo il francese, ma anche il fallo di Napoli è stato piuttosto marchiano e molto vistoso. Bene, grazie Brighenti. Torniamo alla telecronaca, siamo giunti al 28esimo minuto del secondo tempo e il Napoli è sempre in vantaggio per una rete a zero. Gol di Carnevale al sesto minuto. Si prepara intanto Carannante, viene massaggiato prima di fare il suo ingresso in campo. Seguiamo Maradona, fronteggiato da Thiuvenel. Maradona non riesce ad effettuare il cross, l'ultimo a toccare dovrebbe essere stato proprio Maradona, e infatti il gioco riprende con disappunto del campione argentino con la rimessa dal fondo di Dropsy. Eccolo qui Carannante, Tigana Pean, aggira Crippa, poi serve Thiuvenel, Tigana, si fa vedere Sifo, riceve Sifo, ha un buon controllo in area circondato dagli avversari, ma perde il pallone sul recupero di Fusi. Si propone in avanti Renica, ma Fusi preferisce indirizzare su Maradona. L'apertura è per Crippa sulla sinistra. Crippa solo contro tre avversari, tenta l'affondo, ancora Crippa, posizione quasi di tiro, ma c'è il recupero di Senac, e poi Crippa un impeto di generosità va ad interrompere l'azione avversaria, ma in maniera fallosa. Ed ora c'è la sostituzione preannunciata. Entra in campo Carannante con la maglia numero 14 al posto di Careca. Dunque alla mezz'ora del secondo tempo esce Careca, entra Carannante.
Antonio Carannante, 23 anni, fa il suo ingresso in campo al posto di Careca e giocherà quest'ultimo quarto d'ora. Senza pretese questa conclusione da lontano di Senac, inquadrato dalla regia francese. Scifo, Tiganà, Scifo, Juvenel, lo va a fronteggiare proprio Carannante, Juvenel non riesce a mettere al centro il pallone, viene fuori un tiro, nessun problema per Giuliani. Fallo su Carnevale. Sorriso beffardo di Carnevale, lo avete visto. Gioco ripreso con il calcio di punizione di Renica, troppo lungo per Maradona. Vujovic. Tiganà. De Wilder, Juvenel, il cross di Pean, il colpo di testa pericoloso questa volta di De Wilder, se non andiamo errati, e palla sul fondo, esattamente De Wilder, autore del colpo di testa che abbiamo l'opportunità di rivedere, e pallone che passa non molto distante dal palo alla destra di Giuliani. Tutto questo al 32esimo minuto del secondo tempo, con il Napoli sempre in vantaggio per una rete a zero. Gioco fermo, si riprende con la punizione in favore del Bordeaux, battuta da Senac. Vean, il cross per Stopirà, l'assist per Scifo disturbato da Ferreri, ne approfitta immediatamente Ferrara, che chiede la collaborazione a Crippa, poi però i due non si intendono. È scaduto sicuramente il gioco, il ritmo. Bordeaux che urta il più delle volte contro il muro, contro l'argine difensivo organizzato dal Napoli. Mentre c'è questa conclusione di Scifo, che riesce a perforare la difesa ma non sorprende Giuliani. Sta dando probabilmente troppa confidenza in Napoli agli avversari, che seppure non danno l'idea di poter costruire qualcosa di veramente valido, confezionano azioni di una certa pericolosità. Scifo. Senac, il cross a cercare il solito Stopirà, poi l'intervento di Renica, il suo recupero, servizio a Crippa che però offre il pallone a Tiganà, si sta facendo un po' chiudere il Napoli, l'avanzata di Pean e il suo tiro dopo un brillante inserimento
non è comunque all'altezza. Buono comunque lo spunto di Péan, che dovrebbe suonare ancora una volta come campanello d'allarme per il Napoli, che invece continua ad amministrare con troppa sufficienza in questo secondo tempo il vantaggio di un gol. Scifo, fermato da Fusi, Crippa, da Francini a Carannante, Maradona, Ferrara, Fusi, Crippa, Ferrara, Fusi, il traversone sul quale desiste Carnevale. E riparte il Bordeaux con Tigana. Il triangolo con Scifo, troppo in profondità anche per la possibilità di uno scatto di Ferreri. Quadrato Péan. Colpo di testa di Senac, Crippa, Carnevale, messo a terra Carnevale, primo piano per Andrea Carnevale, l'autore dell'unico gol. Gol che comunque consente al Napoli di essere in vantaggio quando siamo giunti al 37esimo minuto del secondo tempo. Tutto regolare questa volta, può ripartire il Bordeaux, ma a centrocampo fa buona guardia Francini. L'apertura per Maradona, lo scatto di Maradona, entra in area Maradona, alza, incredibile pezzo di bravura di Diego Armando Maradona. Ma l'arbitro vanifica questo numero del campione argentino, che comunque merita di essere rivisto. Guardate che cosa fa Maradona. Non sappiamo giudicare se qui ha commesso fallo su Tigana, ma guardate che cosa ha fatto sull'uscita del portiere Dropsy. E replica il Bordeaux con un tiro di Péan parato da Giuliani. Aveva veramente compiuto un capolavoro Diego Armando Maradona, ma la sua azione, probabilmente per un fallo commesso su Tigana, rimane soltanto un ricordo. Eccolo qui Maradona, stato accolto dai tifosi francesi con entusiasmo. Allontana Carnevale, non c'è nessuno del Napoli in avanti, c'è soltanto Maradona in questo preciso momento. Chiuvenel, colpo di testa di Stopirà, ma a gioco fermo. Mancano 6 minuti alla fine dell'incontro. La punizione già è stata battuta da Renica. Carannante, Fusi, Crippa, inseguito da Vujovic, ancora Crippa, aveva alzato la bandiera il guardaline, ma si prosegue il cross di Crippa,
e l'intervento un po' affannoso di Senac con palla in calcio d'angolo. Primo piano per Massimo Crippa, 23enne centrocampista del Napoli. Calcio d'angolo per la squadra partenopea, battuto da Maradona. Il portiere Dropsy ha anticipato il possibile colpo di testa di Francini. Rivediamo la battuta di Maradona e l'anticipo di Dropsy su Francini. Cinque minuti al termine, Napoli in vantaggio per una rete a zero. Senac, Ferreri, e ancora una volta non ha fortuna Ferreri, marcato molto bene da Corradini. Calcio d'angolo di Ferreri, l'intervento in tackle scivolato di Carannante. Giuvenella anticipa Carnevale, non molto convinto su questo pallone, Carnevale. Scifo sta serrando un po' le fila la formazione francese in questi ultimi minuti. Tigana salta Carannante, poi De Vilder, Ferreri, l'intervento falloso di Carnevale. Ultimi pericoli per la formazione di Bianchi, 3 minuti al termine della partita, primo piano per Giuliani. Parte Tigana, colpo di testa sicuro di Carannante, poi il tiro ma a gioco fermo di Thiouvenel. Era terminato in posizione irregolare Stupirà, eccolo inquadrato Stupirà. Ultimi 3 minuti da giocare con attenzione, controllando il pallone, mantenendo il possesso del pallone per tornare a casa con un risultato di 1-0, un risultato che apre alla formazione di Bianchi la porta della qualificazione. Intervento su Maradona ritenuto regolare, si prosegue Tigana, Thiouvenel, ancora Thiouvenel, tenta di far filtrare un pallone per Stupirà, tentativo non riuscito. Tigana, Scifo carica il destro, poi non trova lo spazio per il tiro, allarga in direzione di Giuvenelli, il colpo di testa e l'intervento di Giuliani che mette il pallone in calcio d'angolo sul colpo di testa di Scifo. Rivediamo il cross di Giuvenel e il colpo di testa di Scifo, anzi di De Vilder, con l'intervento di Giuliani in calcio d'angolo. Ci ha provato questa volta Thiouvenel da lontano, ecco che rivediamo con gesto sconsolato di Aimé Jacquet, inquadrato, tecnico della formazione girondina. Meno di un minuto alla conclusione dell'incontro, un minuto dice anche Maradona ai compagni.
Francini, in profondità per Maradona, sempre due uomini su Maradona, oltre Tiganà, questa volta si era portato su di lui anche Senac. Tempo praticamente scaduto, quando il Napoli va a battere il calcio d'angolo ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare. La battuta di Maradona per Carannante, ancora Maradona, il cross e l'intervento di Pean, nuovo calcio d'angolo per il Napoli. Ha fatto segno l'arbitro Trischler ai suoi collaboratori che il tempo è scaduto, ma procederà a qualche minuto di recupero. Fusi, ancora Maradona, fermato dal guardaline, fuori gioco di Maradona. Quarantesimo minuto. E il Bordeaux viene nuovamente fermato in fallo laterale da Francini, mentre Ottavio Bianchi, lo vedete inquadrato, attende ansioso il fischio finale di Trischler. De Wilder fermato, allontana Carnevale il più possibile. Quarantasei minuti e 40 secondi. Scifo chiama ma non riesce ad ottenere palla a Thiouvenel, ancora Scifo, Tiganà, potrebbe essere l'ultima azione questa per il Bordeaux. L'intervento di Corradini, ma si prosegue. Thiouvenel, ancora Thiouvenel all'indietro per Senac. Thiouvenel, 47 minuti e 15 secondi in questo momento. Tiganà, ed eccolo il fischio finale del signor Trischler. Le due squadre vanno definitivamente negli spogliatoi, con il Napoli che si aggiudica questa partita d'andata per una rete a zero. Il gol è stato firmato al sesto minuto del primo tempo da Carnevale, al termine di un incontro sicuramente giocato bene dal Napoli, premiato subito in apertura. Un Napoli che poi ha cercato di amministrare la situazione con sufficiente chiarezza di idee, soffrendo forse più del dovuto nella fase iniziale del secondo tempo, quando il Bordeaux si è ripresentato con energie sicuramente superiori.